Ma pure tu. Uno, due, ma vai. Uno, due. Buonissimo. Cappuccino, no, questo è pancake, ho sbagliato a dire, Max. Pancake, sono svegliata presto, infatti io, pancakes porn, ho messo anche tutte le palline, sciroppo d'acero, la mia cremina al cacao, ho fatto anche il cappuccino a Max, ma ti ho trattato come un re Sì, stamattina. ma è troppo. Ma quale troppo, che l'è No, poco? troppo. Ya, mangia tutto, com'è? Buono, ma è troppo. È buono. Sì, è buono, ma è È troppo. buono, Ma è punto. troppo. No, è una porzione normale. A volte me ne mangio anche 5. Vabbè. Yeah, mangia tutto. Ogni giorno quando mi sveglio vengo qua e scrivo e disegno la mia faccina. Oggi è questa. Zzz, perché ho sonno. Che hai scritto qua? Guardate che ha scritto qua. Io ha scritto tu dormi così, ha corretto il disegno che ha fatto io e ha messo la faccina con la bocca aperta. Perché dormo così io? Ma non è vero. Ma non è vero che io dormo con la bocca aperta. Come? Comunque sto cucinando. Faccio la pasta col tonno. Che cucino. Sto facendo il sugo, questo qua, con il tonno, la pasta, spaghetti, Integrale, i grani ma con che il gli fa questi tonno. pazzi? Ma Sì, sono spaghetti. proprio spaghetti se sono integrali. Poi devo fare le zucchine. Guarda come sono brava, mi sono una casalinga Ah, ma io mi perfetta. sono dimenticato di Che dirtelo, cosa? non torno a cena. Come non torno? Non torno, E le mangio zucchine poco. che se le mangio? Mannaggia, se sono Vabbè, Oh, ma me la mangio tutti, io me la mangio. disdico, Bravo, ti sdici, se no busca. I miei 5 fuochi sono troppo pochi, guarda qua. Devo mettere anche un'altra pentola, non ci va. sanno altri due fuochi lì. Ma non ci va, devo fare questo qua, il pesciolino, il filetto di pesciolino. E non ci va la padella, guarda. La È metto, non normale, ci questa va. non è una padella. E che cos'è? Oh, ma questa è una diana, non è una padella. Oh, poi ci serve un altro fuoco, dobbiamo fare tutto fuoco, Tutto fuoco. tutto. Facciamo una lamba. Sì. Vabbè, salute, ci No, vediamo. ma non si saluta sempre. Non ti saluta È un sempre. vlog perché Vabbè, allora ti continua. saluto io, ciao. È vero che dorme così. No, dai, Gli uffa. occhi Non mi chiusi e la sputtanare. bocca aperta, a volte entrano anche le mosche e i ragni. Guarda che bella pasta che ho fatto, Questi sono 100 grammi. guarda com'è bella, qua squacquarella, questa Squacquare. pasta con Sono tonno, 100 grammi bel questi. piattone, Ma hai cioè, visto? fammi 100 grammi di pasta, sì, l'ha pesati Da pure. pesare 100 grammi sono, Secondo me è mezzo veramente, chilo. no, sono 120 grammi, ah, mangio che sì, guarda a me pure che piattone, wow. Mettiamo un pochino di olio a crudo, lo vuoi? Buon appetito. Ah, che bravissima mogliettina, guardate qua, tutto pulito. Prima di uscire, allora ho fatto già i tortini che li ho messi in questo contenitore, me li devo portare dietro, porto però la merenda. Poi sono gli stampini dei tortini, ho anche la quinoa con le verdure che mangeremo. Qua ho lavato tutti i piatti perché ovviamente avevo sporcato tutta la cucina, quindi ho lavato tutto, lasciato qua ad asciugare. E poi ho preparato qua per Max, guardate, prima gli ho scritto due cazziate sopra qua perché ieri sera io non c'ero, lui ha cenato da solo ma ha lasciato un macello, tutto io ho scritto, non si lasciano le briciole nello strofinaccio e si mette nel cassetto, si scotolea, tenere napoletano, a terra e si spazza, che lui che ha fatto? Aveva lasciato lo strofinaccio pieno di briciole e messo nel cassetto e io sono andata a prenderlo, ho stoccato queste briciole dappertutto, poi non si buttano i pezzi di formaggio nel lavello perché ho trovato nel lavello tutte...
bicioline di formaggio che lui secondo me era avanzato, le ha buttato nell'avello. No, si buttano nella spazzatura. E poi ho scritto, va bene, dopo l'amaro e il dolce, mangia una banana e un dolcetto con un bicchiere di succo di frutta che sta nel frigo. Un bacio a stasera. Gli ho lasciato il dolcettino, questo qua, e gli ho lasciato anche le banane. Speriamo che mangia. Lui non fa mai la merenda, è un cattivone. Ah, questi uomini, ragazzi, bisogna insegnargli tutto. Piccolino, piccolino patatino. Ui, guarda com'è cattivo. Aia, aia. Diamo un bacio. Diamo un bacio a me. Ti schifo. Madonna, madonna, madonna. No, devo il telefono. Quello è il telefono. Quando vede sto telefono? È il telefono, lo fa impazzire. Che c'è? Dammo ma... Basta. E tiene proprio i traumi del telefonino. Odio la tecnologia. Che bello questo sushi. Quanto sushi? Questo sushi, mamma mia, siamo inondati di sushi. Bellissimo. Quanti roll, sembra proprio del ristorante giapponese. Che meraviglia. Questi sono bellissimi, con questa roba che è peperoncino, questo, è paprika. Troppo buono. Che cos'è questa roba? Polverina rossa. Aglio e peperoncino. Aglio e peperoncino, buono. Poi qua abbiamo tanti nigiri. Poi questi qua, pure belli con i gamberi e il ravanello, le nostre sassine magiche. Qua altri ancora sushi, ma dopo quanto... la tartare! Che la tartare stavolta l'hai fatta con vari tipi di pesce, Pachito? Sì, vari salmone. Tipi di pesce, gamberetti, salmone. Forza Napoli, Pachito! Stai bello, sei casareggio! Gamberetti, salmone, questo... Ah, questo è il coso là, come si chiama? Il... come si chiama? Sashimi. Con l'avocado e questi sono troppo buoni. Questo è messo la insalata. Insalata, l'avocado. Però sai che devi mettere pure qualche fogliolina di menta. Lo comprai io una volta. Sì. Ci azzecca molto la menta con l'insalata e l'avocado in Philadelphia. E dai, mangiamo. 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 Sì, non esagerare. Buonissimo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Se vi è piaciuto questo video, metteteci un bel pollice in su e vi mandiamo tanti baci e tante leccatine. Ciao, ciao. Stavo guardando una foto troppo carina che mi ha mandato una ragazza. È praticamente di un nuovo look. Guarda caso, è troppo bella, ve la devo far vedere. È bellissima, me la metto in sovraimpressione che me la sono proprio scaricata. Troppo bella, cioè, lei ha fatto questa foto prendendola dalla foto che sto io col mio libro, il primo libro, no? E mi ha messo sta parrucca in testa con la frangetta e poi mi ha schiarito anche i capelli. Comunque un look bellissimo. Sto pensando seriamente di farvi questo look. E poi tra l'altro a me, io con la frangetta non mi sono mai piaciuta, infatti vi ho fatto anche vedere in passato, avevo fatto questo gravissimo errore nel video le foto imbarazzanti, feci vedere che con la frangetta stavo male. Però qua come ha messo lei è veramente bello questo look. Certo sarebbe un look veramente radicale, un cambiamento radicale. Però comunque io la settimana prossima vorrei andare dal parrucchiere, quindi vi farò sapere. Fatemi sapere a voi se piace questo look, è troppo bello, mi sono innamorata, non riesco a smettere di guardare questa foto. Ringrazio tantissimo la ragazza che ha fatto questo look per me. Adesso mi faccio la mia solita tisanina, mi metto a montare il video. Spero tanto che questo video di oggi vi sia piaciuto e anche quello di ieri. Lasciatemi mi raccomando un pollice in su se vi è piaciuto questo video. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Muah!